I Villans reduci dalla dolorosa sconfitta di Cherasco con il coltello tra i denti per rialzare subito la testa contro il Saluzzo di Telesca, ostico, compatto, ma un po' tentennante in questo inizio di stagione rispetto alle previsioni di precampionato. E dunque, tutti i presupposti necessari per vivere oggi una sfida equilibrata, concitata e divertente. Buon pomeriggio a tutti dal Villa Park, da Umberto Lai, pronto a raccontarvi Pro Villa Franca Saluzzo e la settima giornata del girone B di eccellenza. La Pro Villa Franca l'anno scorso non è riuscita a vincere neanche uno scontro diretto contro Saluzzo, 0-1 al Villa Park all'andata, 1-1 ritorno, ma oggi è tutta un'altra storia, inizia il match e allora divertiamoci. Primo possesso per i Villans, Correga cerca il lancio lungo sulla destra per la corsa di Venturello, impreciso il pallone del numero 4, il padrone di casa. Rimessa laterale sul lato di destra battuta da Lorenzo Venturello verso Calosso, che oggi ha girato a trequartista dietro le due punte che saranno Bandirola e Mingozzi. Scivola Rivoira, poi Caldarola di testa verso proprio Rivoira, Gennari e allora Faridi, il numero 8 del Saluzzo, serve sulla destra Coppola, che ha tanto spazio davanti a sé. Il numero 2 degli ospiti ci pensa, va sul fondo, salta a bolla in velocità, grande giocata di Coppola, va al cross verso Bicelotta, che impatta di testa ma senza precisione, occasione sprecata. Prima palla gol per gli ospiti al 38esimo minuto. Calcio di punizione che batte Caldarola, Macri di tacco in qualche modo. Allora bolla contro Coppola, ancora lo scontro sulla corsia di sinistra, subisce il fallo bolla da Coppola, finisce anche la prima frazione di partita, 0-0 il punteggio al Villa Park tra Pro Villa Franca e Saluzzo. Nessun acuto per ora, né per una squadra né per l'altra, in questi primi 45 minuti di gioco. Inizia il secondo tempo dopo un primo molto chiuso, molto compatto, fase di studio durata circa 45 minuti per le due squadre. Pallone verso Mingozzi che la gira molto bene verso Gerarca appena entrato, Carri di testa allontana il pericolo, poi Bandirola non riesce a toccarla, Rivoira verso Lanfranco, poi Gergi, Coppola, presa in alto di Mingozzi, preciso ma saltata la scivolata, poi Gergi verso Rivoira, ancora Faridi. Il numero 8 ci pensa, poi va indietro verso Coppola, lui invece va in avanti, spazio davanti a sé per Michelotto, sponda non precisissima, pallone che resta comunque in campo, Di Savino chiude su Scheftini che commette fallo, punizione per i Villans. Rimessa laterale battuta da bolla sul lato di sinistra verso Gerarca, Coppola però di testa allontana il pallone, poi Reca col petto la mette giù alla perfezione come sempre, in mezzo a 4 Reca in un labirinto, chiusura di Gergi e allora pallone verso Stiefni, Lanfranco chiude il triangolo verso il numero 10 del Saluzzo che effettua un grande cambio di gioco sulla sinistra per Bedino che vede la corsa del numero 6 Caldarola che ha tanto spazio davanti a sé, il centrale di difesa del Saluzzo, saltata la prima scivolata a Caldarola, ancora pallone per Stiefni che va al tiro col sinistro per la prima volta nel match, impensierito numero 1 di Villans Franceschi, parata però facile, plastica per lui che ora tiene il pallone e serve sulla sinistra bolla, stop non preciso però per il numero 3, chiude Coppola, pressing altissimo del Saluzzo, Faridi verso Michelotta che non serve Stiefni, preferisce Faridi che sbaglia però un passaggio quasi elementare, allora Reca, spazio per i Villans con Di Savino che va in progressione, pallone però verso Gerarca che non serve il numero 5, grande palla però per Mingozzi che scavalca la linea difensiva, Mingozzi va al tiro sul fondo, anche la prima palla gol per i padroni di casa al 50esimo, si fanno vedere dalla parte di Romanin. Calcio di punizione che verrà battuto da Cristian Reca con il pallone che entra ora in area di rigore, allontanato dalla difesa, Stiefni aggancio strepitoso del numero 10, saltato il fallo tattico di Reca, corre Stiefni a 1000 all'ora, arrivano in tantissimi qui del Saluzzo, il contropiede è un 6 contro 3 pazzesco, Stiefni verso Caldarola che va al tiro col sinistro, la palla è entrata, secondo l'assistente ha oltrepassato la linea e allora il Saluzzo all'ora di gioco passa in vantaggio. Un contropiede fulminante degli ospiti, culminato con il gol del numero 6, con il pallone che almeno da questa posizione non sembrava aver oltrepassato del tutto la linea di porta di Franceschi. Restano comunque tanti, anzi tantissimi dubbi per questo gol, uno dei più classici, gol fantasma segnato dal Saluzzo che passa in vantaggio, tutti ora verso il guardialine a creare polemica, ma serve a ben poco perché resta la decisione di campo che dice 0-1 per gli ospiti. Minuti di recupero, Franceschi la batte lui la punizione a centrocampo, allontana Coppola, gigantesco, oggi le ha prese tutte lui, Neri di testa per Favur che incorna per Di Savino che può andare al tiro, fermato, ci ha pensato troppo Di Savino in area di rigore e allora bolla per un'ultima chance col sinistro al cross, allontanato ancora il pallone poi Neri, forse in finale, palla per Bandirola dal limite, va al tiro, Rivoira lo mura. Pallone che finisce fuori, allora rimessa laterale che batterà ovviamente Venturello, dice a tutti di andare in area di rigore perché sarà una rimessa lunga, la catapulta verso Favur,
Il destinatario ovviamente lui, ma di testa allontana la difesa. Calderola di nuovo, Favur scivola, poi Venturello. L'ultimo tocco di un giocatore del Saluzzo. Sarà ancora calcio d'angolo per i Villans, che stanno provando in tutti i modi a trovare la via del gol e del pareggio. Calcio d'angolo, sale anche Franceschi, sale anche il numero uno della Pro. Mancano ancora 2 minuti però da giocare. Con il pallone che entra Oren nel rigore, allontanato dalla difesa, c'è Bolla al limite dell'area, calcio al volo, Romani impara, poi Di Savino! Romanin ha fatto 2 parate strepitose, poi Verniano al volo fuori, ha fatto 2 parate clamorose, il portiere del Saluzzo tiene in vita i suoi. E allora Pinelli sulla destra, sul fondo, non va al cross, ora sì, Macri chiude e allontana verso Bandirola che però non riesce a toccare il pallone, poi Bedino verso Zeni, Caldarola, tira altissimo e in questo momento finisce la partita. Provilla Franca 0, Saluzzo 1, seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Bustico che dopo Carasco cadono anche al Villa Park sotto le grinfie di un buon Saluzzo molto compatto, gestito molto bene dalla panchina, dall'allenatore Salvatore Telesca. Prestazione non convincente oggi per i Villans, con il Saluzzo che è riuscito a passare con un gol fantasma dopo un contropiede di un 6 contro 3 su calcio di punizione per i padroni di casa. L'appuntamento è fra 7 giorni per il derby San Domenico Savio. Provi la Franca, sempre forza Villans.